Cerco da diversi anni di divulgare, di far comprendere la stretta relazione che esiste tra cibo, alimentazione e la nostra salute. E in particolare mi interessa forse ancora di più far comprendere come la vera natura dell'essere umano probabilmente non è quella che conosciamo oggi, perché la civiltà, la cultura in cui si vive l'ha un po' stravolta, l'ha un po' modificata. E qual è la funzione di spaccare un osso di un antilope? Quello di aprirlo e di prendere quello che è un contenuto estremamente importante, che è il midollo osseo. Bene? Che, guardate, è una capacità che gli altri carnivori non hanno. Poi su questo ci torneremo, ma quando il carnivoro atterra una grossa zebra, quando il leone atterra una grossa zebra, mangia tutto quello che riesce a mangiare, ma una delle cose che lascia è la carcassa. E poi c'è tutto un sistema, tutta una catena alimentare che su questa carcassa avanzata si lancia. Bene? Iene, avvoltoi, eccetera, eccetera. Ecco, bisogna immaginare che 2,5 milioni di anni fa, probabilmente attorno a queste carcasse c'era qualcun altro. C'era questa forma che aveva la capacità di usare le mani, con buona probabilità anche di farsi largo e di scacciare gli altri competitori. E poi c'aveva questa capacità di usare degli utensili che gli consentivano di sfruttare al meglio, di arrivare a quelle risorse dove i grossi carnivori non arrivavano. Quindi l'informazione del zolfo di stato del carbonio cambia sostanzialmente. Prima, vedete, sono tutti valori alti, sono tutti valori legati a un tipo di dieta che era anche una dieta molto ricca dal punto di vista energetico. Con la transizione neolitica c'è un crollo, c'è un accesso a un tipo diverso di fonti alimentari che però non hanno la qualità che c'era stata fino a quel momento. E quindi cosa succede? Succede una cosa importante da un punto di vista dell'evoluzione e della salute, che crolla assolutamente la qualità, le condizioni di vita. E questo è interessante perché fino a quando andavo all'università io, che poi non è tantissimi anni fa, si pensava che il momento di inizio dell'agricoltura fosse stato un momento di splendore anche per le popolazioni naturali. E invece poi c'è un importante libro che uscì nel 1984, cioè La paleopatologia all'inizio dell'agricoltura, che mise davanti agli occhi di tutti dei dati impressionanti, cioè che la qualità della vita di queste popolazioni si deteriora marcatamente. Qui ci avete il cambiamento nella statura di queste popolazioni nel periodo paleolitico e nei periodi successivi. Questa malattia celiaca nella storia è importante oggi perché vedrete che parte da 10.000 anni avanti Cristo ad essere abbastanza rotta. Quindi si inserisce nel momento in cui l'uomo, ahimè, l'homo sapiens, ha il sopravvento sull'uomo grande, uomo di Neanderthal. Porto segni di celiachia, nefropatia IgA, una nefropatia autoimmune non spiegata, non ha fatto il trapianto perché non si sapeva perché ce l'aveva. Dialisi, isterectomia per cancro, frequente nei celiaci non curati. Iperparatiroidismo, a un certo punto, siccome aveva sto osteoporosi, gli fanno la cosa, gli trovano un parotide grassa per forza, e non assorbe il calcio, o non assorbe la vitamina D, e la povera paratiroide aumenta, gli portano via le parotidi. Questa morale della favola, a 54 anni, viene diagnosticata come celiaca. E sta bene, però è così, gli ha sposato un così. Nella cultura occidentale, il cinema, la radio, la televisione, i giornali siano sospesi. Dice Fromm, immagina che siano sospesi per 4 settimane, chiuse queste vie di evasione, quali sarebbero le conseguenze per la gente ridotta solo alle proprie risorse? Indubbiamente, seppur in così breve tempo, si registrerebbero esaurimenti nervosi. Se fosse tolto il narcotico contro la deficienza. E per motivi personali
una quindicina d'anni fa, ho cominciato ad approfondire il discorso sull'alimentazione, che poi ho ripreso nel 2000 e l'ho approfondito sviluppando non una dieta, sarebbe sbagliato parlare di dieta, ma una filosofia, un approccio alimentare un po' particolare che si rifà appunto alla nostra evoluzione. Negli Stati Uniti adesso è conosciuto come il Paleo Diet, anche in Italia si parla di Paleo Diet e io l'ho chiamato Evo Diet. I principi, le basi fondamentali sono le stesse, c'è delle piccole differenze, ma sono tutto sommato differenze, diversità superficiali. Ma non vi voglio parlare di questa dieta stasera, perché l'argomento è come il cibo ha influenzato e influenza l'economia e l'ambiente. Con l'agricoltura e quindi la civiltà abbiamo addomesticato le piante e gli animali. Questo lo sanno anche i bambini della prima elementare. Io aggiungo che abbiamo addomesticato anche l'uomo. Esempi: il cinghiale e il porco sono esattamente lo stesso animale, stesso identico DNA. Si accoppiano, fanno i maialini. Guardate che differenza. Asciutto, sarcigno, ma anche le carni sono diverse. Peloso, glabro, alopecico, obeso il porco. È cambiato anche il carattere di questi animali. Cioè il porco si rotola nel fango, il cinghiale è un animale pulitissimo. Vi ricorda quel discorso dell'uomo selvaggio buono e del civilizzato cattivo? A me tanto. Il lupo è diventato il chihuahua e il nostro amico Edel Bergensis è diventato una figura che oggi vediamo spesso. Io non dico siamo tutti così, ma spesso e volentieri si incontra questo somatotipo. E ci hanno domesticato, in che modo ci hanno domesticato? Come si fa con gli animali, togliendoci la libertà. In modo più sottile, il raffitto preistorico ci racconta perfettamente l'economia della preistoria. Cacciatori, arco, frecce, questo c'ha già delle frecce infilzate. Cos'è che cacciano? Erbivori, questi possono essere daini, possono essere gazelle. Cos'è l'economia? Perché anche qui la cultura è, diciamo, un gioco su di noi, no? Perché complica le cose. Allora, quando le cose si fanno complicate, la gente non capisce, scrolla le spalle e gli va bene tutto, perché se glielo dicono gli esperti va bene tutto, no? È chiaro. In realtà, l'attività di un organismo vivente finalizzata alla sopravvivenza si chiama economia. L'economia dell'ape è volare di fiore in fiore a raccogliere il nettare. In particolare, l'attività per la sopravvivenza riguarda il cibo, che è la cosa primaria. Si chiama foraging, foraggiamento. Qui c'è una leonessa che sta facendo foraggiamento con la zebra. Regola base della teoria del foraggiamento ottimale. Ci deve essere sempre un bilancio positivo fra energia spesa e energia recuperata. Si parla proprio di calorie se si parla di cibo, cioè io non posso spendere 20.000 calorie per procurarmene 500, perché altrimenti muoio di media. Preferibilmente ne devo consumare 500 per procurarne 10.000. Tanto è vero, per esempio, si fa per esempi, il leone ha bisogno di 7 kg di carne al giorno. Se dovesse ottenere questi 7 kg di carne dai conigli, quanti conigli mai dovrebbe prendere? Consumerebbe più energia a cacciare i conigli che a ammazzare un bufalo. Il leone dà al bufalo, altrimenti se non c'è il bufalo, fa altro. Questo è il concetto del profitto, è la base dell'economia naturale. Questo è più forte, la legge di natura, nessuno la può cambiare. Però c'è un'economia naturale e un'economia culturale anche qua. Questo si chiama LCA, Life Cycle Assessment, che è la valutazione del ciclo di vita di un prodotto e che viene fatto quando si parla del footprint, dell'impronta umana sull'ambiente. Parlano sempre del ciclo di vita. Sono i padroni del cibo di 6 miliardi di persone. Hanno deciso, per una serie di motivi che se volete ve li racconto, che l'essere umano, gli animali da macello e gli animali da compagnia d'ora in poi si dovranno nutrire esclusivamente di mais e di soia.
principalmente perché la produzione di mais e di soia costa zero quasi. Per cui, e tu la rivendi comunque a un prezzo accessibile a tutti, ma con un grosso profitto. Pagano la granella 3 euro, sì, 30 centesimi, il semplice prodotto del pane viene venduto a 3 euro, per non parlare dei biscotti, delle merendine, eccetera. Cioè, quindi c'è un'escalation di valore incredibile, un plus valore. E praticamente da quando ci hanno costretti a questa alimentazione, tutti si soffrono delle stesse patologie. E quindi ci sono i bambini obesi, e quindi ci sono le mucche diabetiche e celiache, e quindi c'è il gatto con la pancreatite. Perché abbiamo che è una pianta effimera, annuale, vive un anno, una stagione e basta. Quindi cosa ha fatto questa pianta? Ha investito tutto sulla riproduzione, perché l'individuo muore in un anno. Quindi ha un apparato riproduttivo che noi si chiama spiga, superdimensionato, ipertrofico, ma un apparato radicale quasi inesistente, che se ne fa delle radici, deve vivere un anno. E il suo stelo è una cannuccia per la Coca-Cola, è cavo e succhia. Quindi questa è una pianta che succhia il terreno, succhia l'atmosfera, succhia l'acqua e non ci dà niente. Ora più che mai, secondo me, è il momento della scelta, per cui se noi si continua con l'allevamento intensivo, le colture cerealicole si continuano a distruggere bene, rischiando di non avere abbastanza cibo per l'essere umano. E l'oceano non è risorsa, perché si sta finendo anche le risorse oceaniche, c'è più pesce nell'oceano. Se invece si cerca di sterzare un po' verso il pascolo, piccole coltivazioni locali di frutta, verdura, ortaggi, si reintegra e si risana l'ambiente, l'acqua, la salute animale, la salute dell'uomo, e si riduce il gas serra a chi interessa. È una scelta da fare, è una scelta che secondo me non faranno, perché hanno altre ottiche, altre...